Hai mai sentito parlare di economia aziendale? Se non ti è mai capitato, avrai di certo sentito parlare di economia, anche se forse non saresti in grado di spiegare esattamente che cosa significa. Pensa alle situazioni in cui viene usata questa parola, al telegiornale o nelle conversazioni quotidiane, e ti renderai conto che è in genere collegata al concetto di denaro. Nella vita di tutti i giorni usiamo spesso il denaro. Ogni volta che abbiamo bisogno di un bene, come uno smartphone o un servizio, per esempio di tagliarci i capelli, entriamo in un negozio o in un'agenzia, cioè in un'azienda, e offriamo in cambio la quantità di denaro corrispondente al suo prezzo. L'economia si occupa proprio delle attività necessarie per far giungere fino a noi i beni in vendita, detti per questo beni economici, che spesso, è il caso dello smartphone, devono subire numerose lavorazioni. Non tutti i beni sono economici, esistono infatti anche beni liberi, disponibili gratuitamente, come l'aria o l'acqua di una fonte. I beni economici sono invece beni che per noi hanno un valore, li desideriamo o ne abbiamo bisogno al punto che siamo disposti a pagare per averli, che sono presenti in quantità limitata, ma restano comunque disponibili o accessibili. Riusciamo a trovarli in commercio e la persona che ce li vende è disposta a cederli. Quando l'economia si occupa soprattutto delle aziende, del modo in cui nascono e funzionano, è detta economia aziendale.